Era ieri è il titolo dell'evento organizzato nello splendido borgo di Montemaggiore dalla Proloco in collaborazione con il comune di Colli al Metauro. Questa rievocazione storica in programma dal 21 al 25 agosto ha il compito di ricordare la venuta a Montemaggiore del primo ministro inglese Winston Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale, ripercorrendo così i momenti difficili vissuti nel 1944. La visita a Montemaggiore di Churchill insieme al generale Alexander e al tenente generale Lees fu per osservare dalle mura del paese la linea gotica, linea difensiva istituita dalle forze armate nemiche. Come si struttura il programma di questa edizione? Partiremo il mercoledì con il San Costanzo Show Barzellette dal Fronte in Teatro Montemaggiore, poi il giovedì invece saremo a Saltara dove parleremo del patriota Nello Iacchini, mentre alle 21 saremo di nuovo a Montemaggiore in teatro dove avremo la proiezione del bellissimo film su Winston Churchill, L'ora più buia. Venerdì invece ci sposteremo a Serungarina per la presentazione del libro L'uomo che uccise Mussolini di Raffaele Di Placido, grazie alla collaborazione dell'Associazione Scarpe Sciolte. Sabato la presentazione di libri sulla vita di militari polacchi, quali hanno combattuto anche loro a Montemaggiore. Ringraziamo la partecipazione della figlia del generale Anders, la signora Anna Maria Anders. Si andrà avanti con anche la presenza dei rievocatori Greenliner, molto importante per noi. Dopodiché, importante la cena conviviale a cura della Proloco, dove avremo modo di assaggiare le famose tagliatelle di Churchill, per concludere poi la serata con lo spettacolo di Alcmena, multimedia show, dove praticamente tutta la piazza Bramante diventerà un unico schermo dove verrà proiettata, teatralizzata tutta la storia di questo agosto del 1944. La stessa cosa verrà riproposta anche la domenica sera per concludere questo weekend, e la domenica si partirà sempre dalle ore 18 con la rievocazione istituzionale dell'arrivo di Winston Churchill. È molto importante, chiaramente anche sarà aperto il museo dedicato a Winston Churchill, dove ci aspetterà la professoressa Marta Marchetti, che è la sua direttrice. La rievocazione storica Era ieri per noi, per Colli al Metauro, è un'occasione. L'occasione di ricordare un fatto storico fondamentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Quest'anno, nell'80° anniversario, l'evento sarà più grande, coinvolgerà tutto il territorio e tutta la nostra comunità. Avremo per questo eventi non solo a Montemaggiore, ma anche a Saltara, a memoria di Nello Iacchini, e a Serungarina con la presentazione di un libro. Per la realizzazione di questo evento dobbiamo ringraziare la Proloco di Montemaggiore. Per noi questo evento è fondamentale per l'amministrazione comunale ed è uno degli eventi che può portare ad aumentare quel senso di comunità, quel senso di unione di cui Colli al Metauro ha tanto bisogno.